Un quarto orientamento. Anche qui andiamo subito ad una quarta identità della liturgia, ovvero la liturgia è l'orientamento del cosmo, cioè l'orientamento dell'intera creazione. Certamente la liturgia ha un carattere di storicità, perché la liturgia si radica sugli eventi della storia della salvezza, cioè i misteri di Cristo. D'altra parte rimane sempre anche in relazione la liturgia della Chiesa con la liturgia cosmica, riferibile alla creazione, alla natura. Nella liturgia della Chiesa infatti vi è tutta la novità della realtà cristiana e nello stesso tempo non viene ripudiata la storia delle religioni, ma vengono accolti tutti gli elementi portanti anche delle religioni naturali, quelle che hanno incontrato Dio attraverso la natura, la creazione, gli elementi del cosmo. Dunque c'è un legame significativo tra storia e cosmo, eventi della realtà cristiana e realtà della creazione e della natura. In liturgia c'è un'alleanza e un legame inscindibile tra creazione e storia della salvezza, tra ordine cosmico e rivelazione. Come non ritrovare, per esempio, queste realtà nel fatto che la Chiesa usi nel suo rito elementi che sono della creazione, l'acqua, il vino, l'olio, elementi della realtà creata che convergono nel rito e attraverso i quali comprendiamo che l'uomo orante, anche ora nella liturgia della Chiesa, si esprime attraverso gli elementi tipici della rivelazione, ma anche attraverso gli elementi tipici del creato e del cosmo, perché tutto viene unificato e riunito e portato a Dio, all'altare del Signore. Insomma, l'intero cosmo nella liturgia è assunto nella grande preghiera del Signore e lì ritrova il suo vero orientamento, cioè le altezze dei cieli, Dio. Tutto in liturgia ritrova il proprio orientamento, anche le cose della natura, anche la realtà creata, anche il cosmo, grazie alla preghiera del Signore, grazie alla preghiera della Chiesa, la nostra, che si inserisce dentro la preghiera del Signore, tutto noi portiamo a Dio, tutto ritrova la propria destinazione e la propria meta. Ed ecco allora una indicazione per le scuole e per le corali. Ci aiuta il termine sursum corda, quel termine così bello, in alto i nostri cuori, che all'inizio della preghiera eucaristica viene rivolta dal celebrante all'assemblea, in quel dialogo molto bello nel quale ci invitiamo a innalzare i cuori verso Dio. È stato scritto: la vera liturgia si riconosce dal fatto che è cosmica. Essa canta con gli angeli. Essa tace con la profondità dell'universo in attesa e così essa redime la terra. Ecco, la porta verso Dio. Allora, non dimenticando queste parole, affermiamo che le scuole cantorum, in virtù della loro specifica chiamata, hanno la grazia di partecipare a questa redenzione della terra, che è proprio della liturgia. Il canto liturgico fa proprio l'invito della Chiesa, sursum corda, cioè in alto i cuori. Pensate, al canto liturgico è affidato lo straordinario compito di introdurre gli uomini riuniti in preghiera, qui e ora, in questo luogo, in questo tempo, nella comunione con Cristo. E poi è affidato l'esaltante servizio di portare quell'assemblea orante, ma anche l'intera creazione verso l'alto, verso l'altezza di Dio, verso l'altezza che è Dio.
Non soltanto abbiamo un compito, avete un compito nei confronti dell'assemblea riunita, ma il vostro canto attinge al cuore del cosmo e ha il compito di innalzare il cosmo, l'intera creazione, verso Dio, verso il suo Signore, Creatore e Salvatore. Ecco il motivo per cui il canto liturgico anche ha una sua straordinaria santità. Ed è a motivo di questa santità che non gli si addice il quotidiano. La liturgia esce dal quotidiano, ci fa uscire dal quotidiano, anche se lo raccoglie attraverso di noi e la nostra vita. Esce dal quotidiano per farci ritornare nuovi nel quotidiano, per farci rinnovati dall'incontro col Signore. Qualcuno ha detto che il canto in liturgia è una soglia sull'altrove, cioè ha una dimensione estatica, ci conduce fuori di noi per approdare a Dio, ovvero nel cuore di noi stessi. Se il canto liturgico non è un ponte sull'eternità, non svolge il suo compito. Il canto liturgico ci porta sulle soglie dell'altrove, del mistero di Dio, e dunque ci porta fuori dall'ordinario, dal quotidiano, non perché ne rimaniamo fuori, ma perché vi possiamo ritornare nuovi e capaci di rinnovarlo, di fargli ritrovare l'orientamento a Dio. Per questo il canto liturgico non può essere quello del quotidiano, deve essere altro rispetto al quotidiano. E allora anche qui, uomini, donne, qui riuniti, delle scuole, delle corali, ricordate questo: il vostro canto deve trascinare verso l'alto, elevare le menti e i cuori, favorire il passaggio da questo mondo al Padre, dalla terra al cielo, dal tempo all'eternità. Il vostro canto non può essere mondano, non può avere le categorie della mondanità, non può essere poco nobile. In qualche modo deve essere il canto degli angeli, e cioè quel canto che trascina verso Dio e che riorienta tutto, uomini e cosmo, verso Dio. E allora siate appassionati di Cristo, siate appassionati della Chiesa e del suo rito cui dovete porvi al servizio, siate appassionati della partecipazione di questa assemblea che dovete condurre nel mistero dell'adorazione del Signore. Siate appassionati delle altezze di Dio.